Mi trovo in Umbria, presso un'area grandissima archeologica, un luogo occupato dalle popolazioni preromane, con una posizione dominante sul lungo tratto della Valle del Tevere, che imprime all'insediamento urbano l'aspetto di una roccaforte da cui derivò il nome. La storia è legata alla sua condizione di castrum speciale, determinata dalla sua importante posizione strategica. Un castello umbro, lambito dal Tevere, attraversato dall'antica via Flaminia e caratterizzato da 3.000 anni di storia. Un documentario con la storia del luogo e anche il nome. E lo rimando ad un video appositamente preparato che a breve sarà pubblicato. Ora venite insieme a me in questa nuova avventura che mi porterà ad indagare su alcune anomalie paranormali che ho riscontrato nelle due volte precedenti, quando sono venuto qui in questo luogo. Quindi oggi sono ben preparato. Mi aiuta anche la giornata, veramente una bellissima giornata dopo le piogge dei giorni scorsi. Ok? Restate con noi. Di non essere solo. C'è qualcuno qui vicino a me? Avvicinatevi a me, a questo strumento con questa lucina verde, così si accende. Non abbiate timore, sono un amico.
ci siete qui con me. Wow. E ascoltatemi. Wow, addirittura rosso. Wow. Qua non c'è niente, solo gallerie e rocce. Wow, anche rosso. C'è qualcuno qui a farmi compagnia? Qui addirittura rosso. Wow. Venite. E ascoltatemi. Ok. Siete più di uno? Accendetemi lo strumento se siete più di uno. Ah, yeah. Più di due? Accendetemi lo strumento. Siete più di due? Coraggio. Sono un amico. Vorrei soltanto fare due chiacchiere con voi. Se accendo lo strumento, registratore, parlate con me? Wow. Ok. Guardate come si accende. Guardate come si accende. Guardate come si accende. E io sono lontanissimo, 4 metri. E le telecamere sono a 2 metri. Wow. Senz'altro può essere questa dietro. Ascoltatemi. C'è qualcuno qui vicino a me o devo pensare che interferisce questa pietra? Andatemi fino al rosso se siete qui con me, datemi prova che siete qui. Accendetemi lo strumento fino al rosso. Coraggio. Sono un amico, non voglio farvi del male. Venitemi vicino e accendetemi lo strumento. Fino al rosso, forza, forza, fino al rosso. Fino al rosso, coraggio, forza, anche poco, uno sforzo. Wow. Forza. Ancora un po', rosso, rosso, rosso. Wow. Ok, qui ho un registratore. Se volete, potete parlare. Vi sento che siete vicino. Ditemi qualcosa. Wow. Wow. Coraggio. Siete qui con me? Ah. Wow. Ditemi qualcosa. Con questo strumento io vi posso ascoltare. Siete più di due? Come? Wow, qui c'è qualcuno. Sento anche freddo. Wow. Qui questo K2 che continua sempre a brillare. Chissà se questa pietra. Coraggio amici, io sono un amico, sono qui in pace, voglio soltanto conoscervi, parlare con voi, siete più di due avete detto, ma ditemi un nome, come vi chiamate, un nome soltanto, io mi chiamo Franco, voi? Come? Wow.
Forza, coraggio. Wow, guardate qui. Questo K2 come si accende? Non è questo. Wow. Guardate, mi sono allontanato adesso. Di molto. Wow. Non mi va di parlare? Eppure, amici, sento la vostra presenza. Siete qui vicino a me, lo sento. O sarà suggestione del luogo? Non lo so. Prima che spengo questo strumento, ditemi almeno il vostro nome. Datemi un segno che ci siete. Io mi chiamo Franco e sono vostro amico. Voi come vi chiamate? Mi basta un nome soltanto. Coraggio. Ah, non ho capito bene. Ha detto un nome ma non ho capito. Potete ripetere, eh? Come vi chiamate? Ripetete il vostro nome. Wow. Sento tante cose. Wow, guardate qui. Forza. Andate fino al rosso. Wow. Continuate a parlare. Continuate a parlare. Su, ditemi qualcosa. Un nome. Wow. Hanno detto tante cose, ma speriamo che quest'altro registratore... Come? Non riesco a capire. Speriamo che quest'altro registratore abbia registrato. E in fase di analisi, vediamo. Sento delle voci, sento che state parlando, ma non riesco a capire. Sforzatevi un pochettino, fatemi capire. Come vi chiamate? Un nome. Io mi chiamo Franco. E voi? Ai, come ha detto? Aia. Sì, continuate a parlare. Io sono qui e non voglio far del male a nessuno. Guardate questo strumento. Io sono qui. Potete anche darmi prova toccandomi. Wow. Ho una strana sensazione. Coraggio. Guardate come continua ad accendersi. Continuate a parlare voi. Se siete qui vicino a me in questo momento, ve lo chiedo per l'ultima volta. Datemi un segno che siete qui. Toccatemi se volete. Wow. Non so se... Comincia a essere stanco. Wow. Lo spengo? Forza, coraggio. Ditemi qualcosa. Come? C'è qualcuno. Come ti chiami? Come ti chiami? Coraggio. Prendete anche energia da questi strumenti. Questi strumenti che tengo in mano. Coraggio.
Wow. Wow. Ok. Tengo allora. Adesso facciamo un po' di foto. Guarda, guardate ancora. Oh, qua. Mettiamo qui. Accende il K2. Wow! Voi guardate ancora come si accende. Guarda. So, amici, se è quella pietra, vedete, alle volte anche le pietre, specialmente quelle che risalgono a 2000 anni fa, neanche più, possono aver creato delle interferenze al K2 e agli strumenti. E, bene, poi farò un ulteriore controllo. Adesso andiamo qui nella grotta a fianco, dove l'altra volta, una volta precedente, ebbi dei riscontri abbastanza significativi. Si deve entrare, si deve uscire per poi rientrare. Ok, andiamo. Wow. Qui è anche abbastanza buia. Wow, che roba, ragazzi, qua. Certo, questa grotta è alquanto suggestiva. Wow. Voi guardate che ambienti. Adesso faremo una indagine anche qui, se abbiamo delle presenze. Ok, adesso prendiamo un po' di fiato e cominciamo. Ok, a dopo amici. Che qui in questa grotta, al contrario dell'altra volta, non ci sono state anomalie degne di rilievo. L'unica cosa, ho fatto molte fotografie e lassù in cima che mi è apparsa una figura con la Spectrum e con la telecamera no, neanche con le fotografie, ed io a occhio non vedeva assolutamente nulla. Adesso ve lo faccio vedere. Lassù noto questa è, però non niente di particolare. Sì, senz'altro sarà sempre un effetto di pareidolia dovuta
a questa macchia o questo incavo? Dicevo che anche qui fanno le messe nere, ci sono alcuni, vedete, alcuni ceri rossi che solitamente si usano quando si fanno dei riti particolari, riti satanici o non so. E tra l'altro qui dentro in questa grotta queste due pietre si prestano per fare anche degli altari, queste due pietre qua. E insomma, questa è, ci devo ritornare in questa grotta, perché l'altra volta ebbi veramente delle anomalie abbastanza importanti. Oggi dall'altra parte sì, ma qui no. Certo, ho tanto materiale, registrazioni da analizzare, quindi poi naturalmente vi terrò informati con un video che andrò a pubblicare di questa esperienza, diciamo, paranormale di oggi. Ok, adesso usciamo e pian piano ce ne ritorniamo fuori da questa struttura. Voi guardate che grotta, veramente una cosa. Ci devo ritornare e vediamo se ci saranno delle anomalie presenti. Oggi di là, dentro lì, alla dove c'è la grotta, che adesso ci ritorniamo, casomai dall'altra parte, ho avuto, diciamo, dei riscontri abbastanza importanti e quindi bisognerà insistere e tornarci. Ok, sarebbe laggiù dove ho avuto riscontri abbastanza importanti. L'avete visto voi stessi come si accendeva il K2. Resta da vedere se su quella pietra, alle volte le pietre antiche di oltre 2000 anni possono creare delle interferenze, quindi farò anche questa ulteriore indagine. Ok, prima di andare via voglio ritornarci un attimo giù lì nel punto dove ho avuto molte anomalie significative prima, e proviamo nuovamente ad accendere il K2. E vediamo se brilla ancora adesso. Wow. Vediamo. Qualcuno qui a farmi compagnia? Sono sempre Franco, quello di prima. Wow, e quindi allora mi metto su questa pietra. Se ci siete, venitemi vicino, accendetemi nuovamente quello strumento. Forza. Accendetelo.
Fatemi capire se si tratta di pietra oppure siete voi. Non ci sono. Via. Amici, sto andando via. Tornerò. Tornerò ancora. Non sono convinto. E quindi tornerò ancora qui con voi. Accendetemi ancora questo strumento. Prima di andare via. Vi saluto, salutatemi anche voi accendendolo. Forza, datemi questa ulteriore prova. Su. Lo avete fatto fino adesso. Accendete. Coraggio. Non mi volete salutare? Amici, forza, forza, forza. Ok, ok, amici. Coraggio, venitemi vicino e si accende questo K2, poi vado via. Vi lascio in pace. Vi verrò a trovare un altro giorno. Forza. Fate uno sforzo. Wow. Fate uno sforzo, sì. Bravi. Dai, sì. Dai. Forza. Uno sforzo ancora. Accendete lo strumento. Forza. Amici, datemi la prova. Wow. Ancora. Bravi. Bravi. Bene, ricordatevi, vi verrò di nuovo a trovare e verrò in amicizia come oggi. Amici, ok? Accendetelo l'ultima volta. Amici, adesso vado veramente via. La prossima volta staremo un po' di più insieme. D'accordo? Ok. Accendetelo ancora una volta. Per salutarmi. Per dirmi ciao. 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 Ciao, amici. Ci vediamo la prossima volta. Sì, ok, adesso vi vedo. Ciao! Adesso volete veramente salutarmi. Ok, amici, adesso lo spengo e ci vediamo veramente tra non molto. Qualche giorno sarò di nuovo qui. Ok, ciao e grazie. Ok, amici, avete visto, oggi non so cosa pensare. Qua questi sono ruderi romani che risalgono a oltre 2000 anni fa. Le pietre, il tufo stesso può portare interferenze, ma è anche vero che alle mie domande alcune volte hanno risposto, come poco fa quando li ho salutati. Bene, una cosa è sicura, tornerò ancora qua e a cercare ulteriori risposte e vedere se queste attività che ho riscontrato possano darmi una risposta definitiva sulla presenza o meno di qualcosa di anomalo. Oggi è stata veramente una bellissima giornata e peccato che volge al termine, però devo tornare a casa, devo rientrare, quindi adesso farò
qualche altra foto con la fulpetta e poi ce ne ritorniamo. A dopo, amici. Ciao. Del resto sono ruderi, vecchie abitazioni, teatri, anfiteatri, abitazioni, terme, come queste qui, che risalgono ad oltre 2000 anni fa. E giustamente può essere anche normale che ci sia qualche presenza di qualche anima che non ha trovato pace. Non c'è da escluderlo. Lo ripeto, io ho avuto tanti riscontri, però giustamente bisogna essere razionali e quindi valutare, analizzare attentamente tutto il materiale e, se necessario, come dicevo prima, tornarci nuovamente per ulteriori indagini. Bene, ok, ormai a questo punto vado diretto in macchina e ci salutiamo dopo. Ok? A dopo. Amici, ormai sono in prossimità della mia macchina e finalmente si rientra a casa. Anche con un certo dispiacere, in quanto oggi veramente è stata una giornata straordinaria, bellissima, piacevolissima. Mi era venuta veramente una gran voglia di sdraiarmi sul prato e godermi il sole. Bene, ormai siamo addirittura d'arrivo, lassù già vedo la mia macchina, il mio Doblò, di cui sono tanto affezionato. Bene, amici, inutile dirvi che supportando il canale significa iscrivervi, mettere un bel like e se vi va un bel commento ed io senz'altro vi risponderò. Se avete qualcosa da segnalare, segnalatelo, luoghi infestati, ricchi di storia, insomma luoghi veramente dove vale la pena indagare e raccontare. E ricordatevi, restate con noi, siamo solo all'inizio. Ciao!